Sei fortunato. Possiedo uno splendido pettorale. È appartenuto niente meno che a un faraone. Gioca con me. Se vinci, ti darò il pettorale. Per giocare, clicca sulla mappa vicino ai miei piedi. Forte! Facciamo una caccia al tesoro? Clicca su Nuova partita. Scegli il livello. Ricorda che al livello più difficile avrai un numero limitato di possibilità. Scegli con cura le tue mete. Se hai bisogno di altre spiegazioni, clicca su di me. Le bandiere ti indicano il percorso. Cliccale per scegliere la tua destinazione. Le regole sono semplici. Riceverai un elenco di oggetti da trovare. Potrebbero essere, per esempio, 10 aste d'oro, 5 scrigni d'avorio, eccetera. Li troverai in diversi posti sulla mappa. Città, miniere, oasi. In alcuni luoghi ci saranno delle sorprese, ma in altri si anniderà il pericolo. Dovrai stare sempre molto attento. Per vincere dovrai raccogliere tutti gli oggetti prima di Hippo. Vento a favore, puoi saltare 3 caselle. La dea Iside ti ha benedetto. Puoi scegliere il tuo punto di partenza. Hai trovato dei tesori! Troverai uno degli oggetti che ti mancano. Vento a favore, puoi saltare 3 caselle. Vento a favore, puoi saltare 3 caselle. Bene, hai trovato il relitto di una vecchia nave. Guadagni un altro oggetto.
Congratulazioni, hai indovinato! Congratulazioni, hai indovinato! Bene, hai trovato tutto! Vuoi provare ancora? Quando sei pronto, clicca su Nuova partita. Hai vinto! Complimenti! Ecco il pettorale, come promesso. Possiamo giocare ancora, se vuoi. Un pettorale potrebbe servire, così il mercante di schiavi uscirebbe per andare dal governatore. Finalmente il mio pettorale. Devo andare immediatamente a casa del governatore. Dite al gioielliere di scordarsi i suoi soldi, perché il ritardo è stato veramente inaccettabile. Strano, curioso. Guarda quei buchi nel muro. Ho la sensazione che siano molto recenti. Mannaggia, il mercante ha sprangato la porta. Come facciamo ad entrare? Se mi lasciassi prendere la mano dalle emozioni, soffierei mille fiammate e ridurrei la porta in cenere. Ma potrei ferire Nai. Ottimo suggerimento, sei in gamba. I mattoni si adattano perfettamente ai buchi. Sei sveglio, potresti quasi essere un drago. Possiamo utilizzare i mattoni come gradini di una scala, così potremo entrare dal balcone. Su per gli scalini, vediamo chi arriva prima. Anche questa porta è chiusa, che sfortuna! C'è uno strano pezzo di legno. Mi ricorda lo stuzzicadenti di mio nonno Fulsifer. Hai proprio ragione, è il momento giusto per andarsene. Il mercante di schiavi potrebbe tornare in qualunque momento e sorprenderci. Non preoccuparti, andrò io a dirlo a Hippo. La chiave di Nai, evviva! Tutto comincia ad avere senso. È la chiave del rifugio segreto di Nai. A volte si nasconde fra quei vecchi depositi di grano. Ecco, prendi questa mappa della città, ti aiuterà a trovare il punto esatto. Nai deve essere là, da qualche parte.
Per aprire la mappa, clicca sul pulsante in basso a destra. La mappa ci aiuterà a orientarci nella città. Aprila cliccando sul pulsante in basso a destra. Per entrare nel cortile dei depositi, clicca sulla loro immagine sulla mappa. Quelle piccole torri di pietra devono essere i fienili di cui parlava Hippo. Forse è lì che si trova Nai. Guarda, Hippo aveva ragione. È Nai, l'abbiamo trovata! Abbiamo trovato Nai, siamo dei campioni! Ciao, sono contenta che Hippo abbia mandato te. È il mio più caro amico. Vedo che anche tu hai un compagno. Sembra abbastanza sveglio, forse è un po' timido. Quasi come un serpente del deserto. Timido io? Sappi che ho vinto la medaglia del più veloce dei draghi. Vi prego, non dite a nessuno che sono qui. Nemmeno mio padre deve saperlo. Sono ancora così spaventata. Oh, questo spiega tutto. Ho fatto una sciocchezza. Menu sta sempre lì a parlare della mia vigliaccheria. Così per provargli che ha torto mi sono insinuata nella casa di Sobekotep, il mercante di schiavi. Ho fatto dei buchi nel muro e mi sono arrampicata fino al balcone. Pagherei per sapere perché voi umani vi mettete sempre nei pasticci. Beh, non abbiamo altra scelta che aiutare Nai. Devo restare nascosta qui finché il mercante di schiavi non si sarà calmato. Anche se gli restituissi le sue statuette, è tanto arrabbiato che mi venderebbe come schiava. Potete portarmi un po' di cibo domani? Sto morendo di fame. Ecco, prendete questa statuetta. È l'unica cosa che posso offrirvi. Mi piacerebbe che fossimo amici. Non posso rifiutare un regalo, ma dobbiamo essere cauti, perché la statuetta è stata rubata. Forse dovremmo restituirla al mercante di schiavi. Ehi, che ora è? Presto sarà mattina, a casa tua e tua madre verrà a svegliarti. Ci vediamo presto, Nai. Torneremo! Bene, vediamo. Abbiamo trovato Nai. Missione compiuta. Complimenti. Sei stato brillante. Meriteresti di essere un drago. Incontriamoci stasera. Torneremo in Egitto per portare del cibo a Nai. Nel frattempo, buona giornata. Vado a dormire. Queste avventure mi hanno stancato. Fai il bravo a scuola.